Virtus Lanciano da applausi scroscianti e fragorosi. Standing ovation dunque per gli uomini di Primo Maragliulo. Nonostante tutto quello che sta succedendo in casa rossonera, con un patrimonio di punti buttati alle ortiche per problemi che nulla hanno a che fare con l'aspetto del terreno di gioco, 1-1 il risultato finale. In Sardegna succede tutto nei primi 45 minuti di contesa in termini di marcature. Nella ripresa invece la gara sarà più o meno simile ad un monologo di Marca Frentana al Sant'Elia di Cagliari. Di novità in casa Virtus ce n'è solo una nella linea di metà campo, out per la squalifica vitale. Ecco Rocca per il resto. Primo Maragliulo conferma 10 undicesimi della sfida vittoriosa contro il Novara dell'ex Marco Baroni. Il Cagliari di Rastelli vuole chiudere il discorso per la pratica massima serie. Fischia Minelli di Varese, si mette subito però in salita per il Lanciano. 8° minuto, azione insistita del Cagliari sulla destra, palla al centro dell'area con una prima respinta di testa di Aquilanti, poi la sfera arriva nella zona in cui orbita Sau, che disegna di prima intenzione una palombella imparabile per Cragno. Al 14° Ferrari ha la palla del pari, Marilungo disegna un cross perfetto, perfetto anche il controllo di palla per la punta del Lanciano, ma il suo pallonetto si spegne sul fondo. Che occasione sprecata per i frentani. 25° Di Gennaro innesca e conclude un'azione in velocità, ma il suo tiro non c'entra la porta. 26° Joao Pedro prova a superare Cragno dalla distanza e di potenza, ma il portiere del Lanciano è bravo prima a smorzare il tiro e poi è reattivo a catturare la sfera in due tempi. 36° Sau lascia partire un proiettile da una ventina di metri, la palla fa la barba al palo. 38° e la Virtus arriva al pari. Prima recupera una palla a metà campo su azione del Cagliari, quindi il lancio lungo di Salviato per Ferrari, che ha la meglio su Ceppitelli, sul quale sfrutta anche un disimpegno di testa del difensore sardo e lascia partire un destro pallonetto che lascia di stucco Storari. 1-1 dunque. Avvio di ripresa subito Lanciano. Bello scambio Marilungo Vastola con quest'ultimo che entra in area di rigore e conclude, ma il tiro non c'entra la porta. 8° occasionissima per i frentani. Di Francesco lascia partire una sassata dal limite dell'area di rigore e c'entra in piano la traversa. 14° risponde il Cagliari con un tiro da fuori, ma Cragno si accartoccia in presa bassa e cattura la sfera. 15° è il turno di Guido Marilungo che tenta la botta ma non va. Nel frattempo Sau interviene in modo scomposto su Vastola in piena area di rigore, episodio con un punto molto interrogativo. Il calcio di rigore per i frentani poteva anche starci. 31° si rivede il Cagliari con la conclusione di Fossati dai 16 metri, ma Cragno disinnesca in corner. Nel finale di gara non succede più nulla di clamoroso. Il Lanciano si porta a casa dall'altra sponda del Mar Tirreno non solo un punto, ma l'accresciuta consapevolezza di essere più forte delle penalizzazioni e di procedere verso la salvezza. Il Lanciano ha fatto una grandissima partita, era la partita che volevamo fare, però è chiaro che una volta entrati in campo con una squadra fortissima come il Cagliari sapevamo anche di andare incontro a determinate difficoltà. Devo dire che la cosa più bella è stata che nonostante abbiamo preso gol dopo 8 minuti la squadra non si è assolutamente disunita, anzi ha cominciato a macinare il gioco e a creare immediatamente un'occasione per il pareggio. Successivamente abbiamo pareggiato e poi la cosa più bella secondo me è stato il secondo tempo, dove abbiamo avuto il pallino del gioco in mano, abbiamo compiuto una traversa, abbiamo avuto due altre occasioni abbastanza clamorose e fino all'ultimo minuto abbiamo concesso veramente poco agli avversari.